L'Università di Camerino persegue con sempre maggiore determinazione e scrupolo l'essenzialità della ricerca, sia di base che applicata, mantenendo altissima l'attenzione ai problemi etici e a quelli della sostenibilità ambientale, requisiti fondamentali per garantire alle studentesse e agli studenti Unicam un'istruzione superiore attuale e di alto livello. I gruppi di ricerca dell'Ateneo, supportati da una struttura tecnico-amministrativa rinnovata e rinforzata proprio nel corso degli ultimi anni, svolgono un'azione intensa e continua, volta ad acquisire le risorse necessarie e a perseguire i propri obiettivi. Nei giorni scorsi il Rettore ha presentato gli ultimi successi della ricerca Unicam, la sede a Camerino del laboratorio sui materiali compositi nell'ambito della piattaforma tecnologica della Regione Marche e il laboratorio per il test delle mascherine chirurgiche a disposizione delle imprese produttrici. Presenti anche i due docenti referenti, rispettivamente il professor Enrico Marcantoni e il professor Luca Agostino Vitali. Ma sentiamo le interviste. Dei risultati, quelli che abbiamo raccolto soprattutto nell'ultimo anno, nel 2019, per la ricerca, che mi hanno favorevolmente e felicemente sorpreso, perché una crescita generale nel settore della ricerca e del trasferimento tecnologico, una presa di coscienza, una consapevolezza da parte dei ricercatori che possono essere veramente dei grandi supporter anche delle imprese del nostro territorio che stanno soffrendo, individuando esattamente quelle che sono le linee strategiche che l'Europa stessa ci ha dato. Stiamo cercando di preparare una squadra che consenta come posso dire, che consenta di partecipare alle call europee e avere successo. Su stimolo del Rettore abbiamo allestito un laboratorio con tutta la strumentazione del caso per fare i test su mascherine chirurgiche secondo la normativa europea UNIEN 14683, quindi mascherine chirurgiche, non dispositivi di protezione individuale, per affiancare le aziende in questa difficile situazione, tutte quelle aziende che hanno iniziato a riconvertire le proprie attività verso questa tipologia di prodotto. Quindi siamo stati contattati da molte aziende, ne abbiamo anche contattate diverse per offrire un servizio di test, ma non soltanto, in molti casi infatti è stato un percorso di ricerca e sviluppo sui prodotti, perché molte aziende hanno voluto anche un po' diversificare, portare il loro contributo di esperienza e di background, insomma, di esperienza di produzione. Stiamo eseguendo test per diverse aziende, sia della regione ma anche fuori regione. Le difficoltà sono state quelle di affrontare sicuramente un settore non usuale per noi, anche se le tecniche che ci sono dietro sono tecniche che noi maneggiamo e conosciamo ormai da tanto tempo, ma applicate a questo settore specifico sono state una novità e quindi in questo anche un'impresa per noi, quindi una ricerca anche per noi. La ricerca, se si fa con le cose che si sanno, non è ricerca, quindi ci siamo messi in gioco e con una certa fatica, però siamo riusciti, insomma, a raggiungere gli obiettivi essenziali per garantire un servizio di qualità alle aziende che ce l'hanno richiesto.